adesso, ma io mi chiedo, allora non può essere una cosa positiva, nel senso che una persona, magari io voglio fare il presidente della CGIL, lavoro e vado avanti per arrivare a quello e magari non lo posso fare perché non ci arrivo a farlo, però ho sempre quella identità, invece non avendo un'identità magari è possibile adattarsi a fare un altro lavoro e quindi ampliare un po' più gli orizzonti da questo punto di vista e adattarsi un po' meglio, scusatemi il linguaggio non preciso. Luca, a te ti abbiamo già visto dentro. Sì, io sono il referente dei precari di Banca Marche. Oggi sono positivamente sorpreso perché è la prima volta che sento, diciamo, in un bagno di umiltà il fatto che il sindacato ammette delle colpe. È la prima volta che lo sento e soprattutto sono stupito perché lo sento da parte del segretario generale. Al tempo stesso sono contento perché significa che se il segretario generale della CGIL riesce a dire che qualche errore è stato commesso, mi auspico che anche la classe dirigenziale possa fare lo stesso. Al tempo stesso dico che è giustissimo investire sull'istruzione. Io sono il frutto dell'Università di Macerata perché mi sono laureato qui e devo dire che appena laureato ho trovato tutte le porte aperte perché l'istituto mi hanno chiesto subito da quale ateneo provenissi e l'ateneo mi ha aperto tutte le porte perché è un ateneo valido. Al tempo stesso però devo dire che non dobbiamo pensare all'università come un contenitore che possa prendere gli studenti nel frattempo per rimandare un problema occupazionale. Perché? Perché se noi mettiamo gli studenti a studiare in un sistema italiano scolastico che assicuro al ragazzo, ho molti amici che sono all'estero e ci sono non perché conoscono la lingua ma perché hanno studiato in Italia. In Italia ciò che funziona veramente è l'università, forse quello che funziona meno sono i campus o altre, diciamo, realtà poi nell'applicare il pratico, quello che si è studiato in teoria nell'applicarlo nella pratica. E questo mi rilascio al discorso dell'assessore Marconi dicendo è giusto investire sul discorso di fare tirocini, stage per inserire le persone nel mondo lavorativo, ma attenzione, noi dobbiamo pure avere un sistema normativo che prevede poi non lo sfruttamento dei fondi europei, regionali e non solo, e del lavoratore che fino, come nel caso mio, e dei 180 ragazzi che rappresento il comitato precari, che nel momento in cui sono nell'età dell'apprendistato lavorano, poi in Banca Marche verranno riconfermati, ma gli altri che come me hanno lavorato a tempo determinato, non avendo dei diritti e delle garanzie, finito quel periodo abbiamo un'età anagrafica superiore a quella dei 31 anni, per cui ora non siamo più soggetti né apprendistato né ad altre forme contrattuali. Per questo dico, giusto discorso scolastico, ma al tempo stesso dico che forse manca in un paese in cui c'è molta legislazione, diciamo lo Stato che legifera più di tutti, forse mancano delle leggi specifiche per coloro i quali come noi siamo in quella situazione in cui non siamo più molto giovani, troppo giovani, ma siamo vecchi per altre situazioni. Grazie. Ancora una domanda, poi magari passiamo alle risposte. Io vorrei fare una domanda all'assessore, in realtà, perché lei prima parlava di circa 1 miliardo di euro che verranno destinati a informativi, a stage, alla formazione dei giovani. Io ho 32 anni e sto ancora usufruendo dei fondi destinati proprio ai tirocini formativi. Dopo 10 anni di lavoro sono stata licenziata a seguito della maternità, vabbè, una serie di cose, e sono diventata destinataria di questi fondi, io come altre 3.000 persone in tutta Italia. Siamo stati collocati all'interno degli uffici giudiziari in veste di tirocinanti, lavoriamo a fianco degli operatori giudiziari da 4 anni e ci viene riconosciuto un misero rimborso spese. Ora io le chiedo se è giusto continuare a destinare fondi a fondo perduto, scusate il gioco di parole, perché poi di fatto nessuno di noi era assunto. Se non sia il caso di destinare tali fondi magari nel settore privato, che è davvero ormai con l'acqua alla gola perché non riesce più ad assumere nessuno, e soprattutto se non sia il caso di regolamentare, come diceva prima il ragazzo, il poi, perché istituire dei fondi bene, però rischiano più che di diventare il trampolino di lancio, di diventare un po' il sollievo momentaneo in una situazione drammatica, che è quella che stiamo vivendo adesso.
anche perché, e questo è un discorso che collego anche al ragionamento che faceva prima la Camusso riguardo alla giovane età, no, lavorativa, tra virgolette, destinatari dei fondi per i giovani diventano anche quarantenni, che sono giovani a livello anagrafico, ma a livello lavorativo dovrebbero già essere parecchio avanti, no? Già dovrebbero avere una vita abbastanza consolidata, dovrebbero aver già fatto progetti e anche vedersi realizzati, no? Invece così purtroppo non è. Quindi io chiedo davvero questo, se sia il caso di continuare a buttare risorse che poi però, come nel nostro caso, purtroppo nel caso di altri settori, rimarranno risorse investite male. Grazie. Vuoi cominciare? Intanto purtroppo i 1.500 milioni non sono riferiti alle politiche del lavoro, di questi diciamo circa 350. Il resto riguarda quelle opportunità per privati e anche per amministrazioni pubbliche per fare investimenti, per fare attività. Ora, le politiche del lavoro riguardano prevalentemente l'incentivo a stabilizzare oppure a creare opportunità di lavoro sul versante privato, non su quello pubblico. Quello pubblico, purtroppo, chi c'ha qualche anno sulle spalle ricorda che l'illusione di pensare a finanziamenti perpetui per lavori che non hanno giustificazione di mercato produce un parassitismo più grave del danno che si cerca di riparare. Ricordo a tutti alcuni numeri magici, la 285 del 77, con i lavori socialmente utili, cito un caso particolarmente noto in ambito universitario, per il diritto allo studio. L'ERSU di Urbino assorbe le risorse degli altri tre ERSU delle altre tre università. Il motivo principale per quasi l'80% deriva dal fatto che circa 10 anni fa, in maniera inopinata, vennero stabilizzati 67 barellieri di lavoratori socialmente utili dietro una vertenza di stabilizzazione dei precari nell'ERSU di Urbino. Quella fu un intervento una sempre, non una tanto. Non penso che quella sia la strada. Che quindi, come dire, le politiche del lavoro possono riguardare l'incentivazione arricchita, anche pesantemente arricchita, per la stabilizzazione di lavori che però abbiano una giustificazione di mercato. Per esempio, io sono d'accordo con il sindacato quando dice che i contratti di lavoro precario dovrebbero costare di più di quelli invece a tempo indeterminato. Cioè cercare di condizionare e di incentivare la creazione di lavoro, avendo comunque ben presente che un'impresa assume quando ha la possibilità di vendere prodotti e un'amministrazione pubblica assume quando ha la possibilità. Adesso la corsa a ostacoli è drammatica, 3 escono, 1 entra. In alcuni settori addirittura stanno 5 a 1, le regole di restrizione della spesa pubblica sono veramente drammatiche, quindi io condivido ovviamente la preoccupazione che lei rappresenta. Dico che purtroppo la strada non può essere quella di trovare un'impossibile fonte che stabilizzi a prescindere dalle condizioni generali, diciamo, il finanziamento. Io con il nostro amico ci siamo sentiti anche qualche altra volta, però insisto, lo voglio dire pubblicamente, potrei scegliere la linea, diciamo, del disimpegno, però come ci siamo detti privatamente, è meglio per esempio in un sistema museale quello marchigiano, che ha 400 musei e che ha 70 teatri, tutti ristrutturati con 580 milioni di investimento, tenere aperto soltanto quelli che hanno il tempo indeterminato, oppure scommettendo un investimento che irriducibilmente pensa al lavoro da stabilizzare, di creare quelle opportunità per l'apertura di un teatro, di un archivio, di una biblioteca, che insieme, diciamo, alla valorizzazione del bene culturale si inventa un'attività economica per la valorizzazione del bene, con un bookshop, con una caffetteria, con un'attività economica di promozione del bene culturale anche a valenza turistica. Io conosco la contraddizione che ci viene giustamente ricordata, ma non si tratta di aderire alle forme, diciamo, di alimentazione del precariato, si tratta di poter utilizzare una quota, per esempio, dei laureati in archeologia, in lettere antiche, che altrimenti rimarrebbero assolutamente senza lavoro, cercando di attivare un percorso virtuoso tra
territorio, beni culturali e occupazione giovanile qualificata, non rassegnandosi a pensare che quella sia la forma permanente, ma avviando un percorso di valorizzazione degli assets, come si dice adesso, delle cose, delle doti e dei talenti che abbiamo in mano. Ecco, lo dico con l'assoluta consapevolezza che non può essere la linea prospettica, ma che però rispetto per esempio anche all'iniziativa a cui accennavo prima con la startup dell'università, quando parliamo di leopardi africani, dello sferisterio e di banditi, pensiamo a forme che tentano di valorizzare questi beni culturali, artistici, letterari, avviando un lavoro nel lavoro autonomo, dando la possibilità di un'occupazione che faccia scoccare una scintilla, che accende un fuoco che poi deve rimanere acceso con la forza propria, non con una forza assistita da uno stato sociale che non ha più risorse. Perché ne abbiamo parlato un po' poco di queste loro inchieste, che invece io ho trovato molto interessanti, se hanno qualcosa, qualche considerazione da fare, qualcosa da aggiungere, che tipo, insomma, questa per loro è stata un'esperienza questo lavoro, che esperienza è stata, se avete voglia, altrimenti sono sempre per chiudere i dibattiti, soprattutto i più interessanti, finché è piena la sala. Non conviene. Se non avete delle considerazioni da aggiungere, allora io darei la parola prima a padre Alberto Maggi e poi a Susanna Camusso per la conclusione. Quello che emerge dai Vangeli è che è urgente più che mai porre e collocare in ogni settore, non soltanto nel settore spirituale, ma in tutto il settore dell'umanità, è che ricordate, si parlava di valori non negoziabili, eccetera. L'unico valore per Gesù, questo veramente non negoziabile, l'unico valore sacro è il bene dell'individuo, non esistono altri. Se al bene dell'individuo si sovrappone una dottrina, un dogma, una verità o una teoria, inevitabilmente prima o poi in nome della dottrina, della verità, si nocerà l'uomo, gli si farà del male. Quindi l'orientamento di Gesù è mettere il bene concreto dell'uomo al primo posto. Per bene si intende tutto quello che concorre alla sua felicità. Quando nei Vangeli Gesù dona la pace è un termine impoverito nella nostra cultura, pace è tutto quello che concorre alla felicità dell'uomo, quindi l'amore, il lavoro, la salute, ecco, questi sono i valori primari, tutto il resto viene subordinato e condizionato a questo, perché altrimenti prima o poi in nome di, dal punto di
di vista religioso, di dottrine, ma anche dal punto di vista sociale, civile, economico. In nome di dottrine si causerà la sofferenza all'uomo. Questo è il vero peccato di oggi e di ieri. Grazie. Due cattiverie e poi una risposta. Tra virgolette, non si può essere forse assistito da uno stato sociale che non ha più risorse, che è connesso all'idea io faccio quei servizi solo se hanno ragione di mercato. Mi verrebbe da dire chiudiamo la porta e buttiamo via la chiave, però alla fine di questo ragionamento, perché il tema non è forse assistito. Se un paese come il nostro pensa che tenere aperti dei musei vuol dire avere delle forze assistite, è un po' complicato immaginare che abbiamo un'idea di che cosa offriamo al mondo e che paese vogliamo essere. Io poi capisco che la cultura è diventata questa, non me la piglio con l'assessore perché so bene che lui deve fare quadrare un bilancio che glielo tagliano ogni 2x3, quindi... però bisogna anche non avere questa cultura. Welfare non è costo, perché se si continua a ragionare così, guardate, non ci sarà mai una funzione di mercato che assisterà davvero le persone del paese. Non assisterà i bambini, non gli farà l'istruzione, non determinerà la condizione degli anziani, non interverrà sul diritto allo studio, perché se la devi mettere a termine di profitto non avrai mai quelle condizioni, manco i trasporti urbani c'è la condizione di profitto. Allora, il problema è decidiamo qual è il perimetro, perché abbiamo progressivamente distrutto il perimetro pubblico in nome del fatto che è costo, in nome del fatto che non si può investire, e ragioniamo se parte di quell'attività non è un'attività che può anche determinare il fatto che ci siano delle entrate. Se noi consideriamo aprire un museo una roba da troviamo un modo di, noi non faremo di questo paese quello che è, cioè il paese che ha il maggiore riconoscimento dell'UNESCO rispetto all'esistenza di patrimonio culturale e artistico. Possiamo provare a investire, possiamo decidere che c'è una quota che lo Stato ci deve mettere, e poi a fianco di questo verranno anche le attività dei privati, ci metteranno pure il bar, e tanto devo investire sul fatto che ho il più grande patrimonio archeologico, il più grande patrimonio museale, ho il più grande patrimonio storico e li considero un costo. Questo è il tema. Se non ripartiamo da lì non ci sarà un investimento per questo paese, perché se si investe no, deciderà solo un profitto, e lo deciderà in ragione di margini alti di profitto. Le banche sono lì a dircelo, siamo, facciamo al problema di qual è il livello di tasso di profitto che vogliono continuare ad avere dopo essere stati tra gli autori di qualche disastro delle epoche precedenti. Allora credo che questo sia, come dire, davvero un problema di che idea abbiamo del futuro, di cosa ci hanno insegnato gli anni che abbiamo alle spalle, e meriterebbe poterne discutere, non trattarla, come dire, con la falce, per cui siccome il problema è tagliare, tagliamo e buonanotte. Seconda cattiveria, con tutto l'affetto, lo dico all'oratore di Banca Marche che è intervenuto, le cose che vi ho detto sulla precarietà le dico da qualche tempo, le ho anche scritte, sono state pubblicate, mi sono anche, come dire, hanno determinato anche un grande conflitto dentro il dibattito della mia organizzazione, tra quelli che dicevano bisogna essere duri e puri, abbiamo tutte le leggi e arriveremo lontano, un'idea che invece la contrattazione è un'idea più moderata. Se poi però non si conoscono, questo dice a noi che forse dobbiamo imparare ad avere una relazione col mondo un po' più vivace. Invece una risposta seria rispetto al tema che proponeva un altro degli interventi, che proprio che sul tema proposto ci chiede per carità. Credo che non ci siano tante altre risposte rispetto a quelle che davamo già prima, quindi non per non affrontare. In realtà il giovane che è intervenuto prima sostanzialmente poneva un tema che era siamo in una stagione difficile, bisogna mettersi a disposizione e non pretendere. Adesso poi lo articolava rispetto a non andare all'estero, non andare all'estero e così via. Allora, io credo che bisognerebbe sfatare un po' di cose. Dei giovani che sono andati via da questo paese non sono andati a trovare tutto pronto, tutto fatto,
perché se si decide di prendere baracca Burattini per andare a fare il barista a Londra, piuttosto che a Berlino, non mi pare che. Mi pare che se andate a cercarsi un lavoro, in qualche caso anche un lavoro non corrispondente magari ai loro titoli di studio, oppure di provare a giocarsi una partita in qualche modo anche con una rivalsa verso questo paese che non gliela offre. Però bisogna dire con altrettanta nettezza che invece quelli che sono andati nelle altre università, ci sono andate perché qui, nelle università italiane, i giovani non ci riescono a entrare, perché comunque esistono le economie, perché comunque esistono i divieti di assunzione, perché comunque esiste una difficilissima politica che permette ai giovani di aspirare a poter fare una carriera universitaria, mentre è di ricerca universitaria, mentre il resto del mondo gli offre più spazi. E quindi non è che sono andati a fare una vita facile, perché non è che gli hanno detto arrivi e sei sereno, cioè all'hashtag appunto sta il sereno, e quindi dovevano cavarsela. Allora, perché sono andati via e perché ce ne sono tanti altri che invece rimangono qui? Perché poi non possiamo nemmeno dare l'impressione di questi giovani che stanno tutti facendo la valigia e scappando. Ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che invece restano, diciamo così, non sono proprio di buon umore e insistono. Perché poi ognuno alla fine si gioca le proprie prospettive, però molti di quelli che se ne sono andati sono anche persone che tornerebbero se si rideterminassero le condizioni. Allora bisogna, come dire, valutarla con il fatto che, per carità, chi sceglie di non andare via deve sedere tutta la nostra attenzione, ma il segnale che ci danno quelli che se ne vanno invece è che, appunto, non creando le condizioni, quelli se ne vanno. L'altra cosa che volevo dire, perché credo che sia frutto davvero di una non comprensione, quando io dico il lavoro e l'identità non parlo della professionalità. Il tema non è che il lavorare mi dà l'identità di muratore piuttosto che di operaio, piuttosto che di professore universitario, che sono quindi mondi tra di loro differenti. L'identità della persona è quella cosa che gli permette di costruire se stesso, di misurare cosa realizza, di misurare che relazione c'ha con il resto del mondo, di progettare la sua vita, e la condizione lavorativa è quella che occupa gran parte della sua vita e che gli permette di muoversi rispetto alle altre cose. Non a caso la prima cosa che gli dice un lavoratore o una lavoratrice precaria è lo stato di incertezza e di impossibilità di progettare la propria condizione libera di cittadinanza, di famiglia, di uso del tempo, delle tante cose. Allora, il tema dell'identità è il tema da realizzare se stesso, il tema della propria libertà, di poter fare delle scelte. Se non ho una condizione che mi garantisce le funzioni fondamentali di certezza, io non sono più libero di fare delle scelte. Ho un'identità difficile se non sono libero, perché la mia identità è sottoposta alle scelte e alle tensioni degli altri. Questo potrebbe andare avanti a ripartire dalla pura identità, da Mattia Sen e da tanto altro pensiero, però il tema è quello lì, l'idea che nella vita delle persone non è più il lavoro la cosa centrale, è stata smentita dalla crisi di identità e di certezze che si è determinata nelle persone nel momento in cui il lavoro era introvabile o non era certo. E peraltro le cronache ce lo dicono quotidianamente, ce lo dicono nelle lacrime di quelli che devono andare in casa integrazione, ce lo dicono in quelli che negano di aver perso il lavoro per non perdere la dignità di fronte alla famiglia e magari vagano come se andassero ogni giorno al lavoro. Ce lo dice tutto questo. Se hai un senso così forte di privazione quando non hai il lavoro, vuol dire che non c'è solo un dato economico, che è proprio un dato del tuo modo di essere che viene messo in discussione, che è la ragione per cui uno slogan che appare banale come il lavoro non è una merce, non è uno slogan banale, perché indica esattamente la differenza tra una cosa che tu puoi acquistare e vendere senza problemi e la persona e la sua condizione, che io credo non si possa mai né comprare né vendere. Ed è questa la ragione per cui, per carità, il diritto è sempre legato anche all'esistenza del dovere, ma il diritto e il dovere stanno anche in ragione del fatto che dentro una società non siamo tutti uguali e non abbiamo tutti lo stesso potere. E allora è giusto sostenere che c'è una relazione tra i diritti e i doveri di chi lavora,
il punto di cui si è persa invece la relazione tra i diritti e i doveri di chi il lavoro lo offre, che pensa che può continuamente non avere più il dovere del riconoscimento di una condizione di cittadinanza di quello che ha di fronte. E questo è il tema del diritto del lavoro in questi anni in questo paese, quando si è smesso di considerare che c'è un soggetto forte, che è colui che dà il lavoro, un soggetto più debole, non perché è debole come persona, ma perché è più debole la sua condizione che quello che il lavoro lo cerca e lo riceve. Allora, i piani di parità, se sono piani di parità, devono avere lo stesso potere se tra i soggetti, se i poteri sono dispari, la funzione dello Stato, dello Stato sociale, è esattamente quella di ricondurre alle condizioni di parità rispetto a quella disparità di poteri. E quindi questa è la ragione per cui bisogna riproporre il tema della certezza dei diritti, che vengono percepiti come più importanti, perché è l'assenza di quelli che ti toglie la condizione di cittadinanza. Che abbia rimesso al centro la questione del lavoro è confermata paradossalmente dall'efficacia del ricatto dello scambio tra diritti e lavoro, che viene in qualche modo imposta nelle realtà lavorative, dall'IVA a Pomigliano, no? Dunque io naturalmente ringrazio tutti voi, ringrazio in particolare i nostri ospiti e l'Università di Macerata e le istituzioni locali. Spero che questa giornata abbia dato un senso di un lavoro che è stato portato avanti per un anno, un lavoro fatto da una strana alleanza tra l'Università e l'ANPI e soprattutto... No, la strana alleanza, sì, questa strana alleanza, perché non è che sia una cosa così diffusa che l'Università Italiana e l'ANPI lavorano insieme, quindi io la trovo felicemente strana. E ringrazio soprattutto gli studenti e faccio a loro tanti auguri. Ricordo che questo mi aveva molto colpito in questi loro lavori, questo iniziare chiedendo il nome, il cognome, che lavoro fai, in che condizioni sei e quanto guadagni, mi viene in mente una canzone di 40 anni fa che cantavano i Giganti, che si chiamava Proposta, che era una vera inchiesta sociale sul lavoro. E purtroppo adesso l'inchiesta sul lavoro se ne fa pochissima, devo riferirmi, devo ricordare a voi, scaricatevi su internet Proposta dei Giganti, che vale la pena. Grazie.